Stanno arrivando le feste, come ogni anno ricevo tanti messaggi su come sopravvivere al Natale. È un argomento molto delicato perché ci sono diversi perbenismi, cioè io posso benissimo dirvi godetevelo, mangiate tutto quello che volete, tanto non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale, e tante altre frasi fatte. La realtà è che non è così facile, che molte persone vivono questi giorni con veramente tanta tanta ansia, angoscia, malessere e mi dispiace veramente tantissimo, quindi spero con questo video di riuscire un pochino a colpire qualche punto e parlare veramente sapendo e conoscendo la situazione, dicendo anche magari cose non del tutto popular. Sono io. Diciamo che i due macro argomenti sono cibo e allenamento, quindi cibo. Per me, ciò che ha veramente fatto la differenza è stato quello di non sentirmi obbligata. E in questo ci sono due player, ci sono io e le persone intorno a me. Posso decidere di mangiare o non mangiare qualcosa se mangiare quella cosa mi fa stare bene. Se mangiare la fetta di panettone mi mette alla prova, ma comunque so che posso farcela, che mi fa voglia, che poi non avrò dei pensieri distruttivi verso me stesso, me lo mangio. Se invece so che mangiare quella fetta di torta salata o di panettone mi crea più problemi, cioè mi colpisce l'umore, mi rende irritabile, arrabbiata, incomincio a entrare in quel vortice, so che mi potrebbe causare persino una buffata, non la mangio. Siamo liberi di decidere e non bisogna decidere in base a quello che ti dicono gli altri, quello che è normale, quello che è perbenismo. Ah, mangia la fetta di panettone perché sai che non ti farà niente. Lo sì, non ti farà niente a livello fisico, ma a livello mentale ad alcune persone può fare veramente male, far soffrire. Quindi se non ci sentiamo a nostro agio, siamo liberi di decidere di non mangiarlo. Se invece ci fa piacere, siamo liberi di decidere di mangiarlo. Persone attorno a noi, queste purtroppo sono fuori dal nostro controllo perché troppo spesso persone intorno a noi devono sempre dire qualcosa, quindi se mangi la fetta di panettone e dentro di te stai combattendo una lotta, avrai persone intorno che ti diranno: "Oh, finalmente, che bello vederti mangiare." Ecco. No, no, cioè, no, ragazzi, fate vedere questo video ai vostri amici, parenti, non lo so, ma questa è una frase da non dire mai, perché la persona che sta ascoltando questo, che magari ha qualche problema con il cibo, sentirà solo: "Ah, come stai ingrassando bene." Oppure altre persone che ti diranno: "Ah, ma non lo mangi quello, non lo mangi quello, perché non lo mangi quello?" Come a farti sentire ancora più problematico. Quindi guardate nel vostro piatto, non vi preoccupate di quello che mangiano gli altri, ok? Non si deperisce in un giorno. E come non si ingrassa in un giorno, quindi se una persona sta mangiando tanto non c'è bisogno che glielo fai notare, se una persona invece sta mangiando poco non c'è bisogno di farglielo notare, l'importante è che quella persona mantenga il sorriso. Allenamento, allenamento sì, allenamento no, diciamo che il discorso è uguale. Anche se sentirai persone che ti diranno: "No, ma allenarsi sotto le feste è da fissati. No, ma non ci si allena sotto le feste, solo divano, eccetera." Non importa cosa pensano loro. Se hai voglia di allenarti perché hai voglia di sfruttare quel tempo libero, quel tempo in più che hai per dedicarlo a te stessa, non importa se sono le vacanze, se è il giorno di Natale. Probabilmente nessuno ha tempo il giorno di Natale ad allenarsi, ma può succedere che ci sa. Non importa, se è una cosa che ti fa stare bene e magari non toglie tempo alla convivialità con gli altri,
ed è una cosa positiva, non c'è motivo per cui non si debba fare. Il discorso alla base di questo è il motivo per cui ci si vuole allenare. Io ho parlato di un volersi allenare per prendersi cura di sé, per connettersi con il proprio corpo. Diverso è se il motivo per cui ci vogliamo allenare è compensare, punirci, sensi di colpa per tutto ciò che abbiamo mangiato. Magari se sentiamo questa sensazione, fermiamoci, riflettiamo un pochino e non buttiamoci sull'allenamento, perché punirsi per ciò che si è mangiato non è la soluzione, soprattutto non farà niente, perché non siamo dei robot, cibo che entra, calorie bruciate, allora va a pari, non funziona così. Se sentiamo che questa è la sensazione che proviamo, il mio consiglio è quello di fare un passo indietro, calmarsi, respirare profondamente e magari andare sì a fare attività fisica, però diciamo io consiglio attività motoria. Prendete con la vostra famiglia, da soli, ma il vostro cane, non lo so, e andate a fare una bella passeggiata. Svuotate i pensieri, muovete un po' il corpo. Questo è l'unico vero consiglio contro un po' la volontà, diciamo, che mi sento di dare, perché so cosa significa dopo aver mangiato troppo andare a compensare in qualunque altro modo. E anche se è una cosa che apparentemente ci fa stare bene perché ci dà la tranquillità, è una cosa a lungo andare deleteria, che poi vanifica un po' tutti magari gli sforzi che abbiamo fatto durante l'anno. È un discorso molto delicato e spero di essere stata compresa nei miei vari punti. Ci sono cercato di essere abbastanza delicata e dritta al punto, e sono parole veramente dette da chi ha vissuto tutte quelle sensazioni e so che cosa significa. So che cosa significa allenarsi per compensare, sentirsi dire determinate cose, provare a mangiare qualcosa, provare a non mangiare qualcosa perché so che mi causerebbe determinati comportamenti. E diciamo che soprattutto nel periodo natalizio l'importante è rimanere sereni. Non c'è veramente troppo bisogno di spingersi oltre per mettersi alla prova e causare dei comportamenti a livello mentale ed emotivo negativi, perché non è una fetta di Pandoro, non è una fetta di panettone, non sono 3-4 giorni di mettersi alla prova che ti fanno guarire, ti fanno raggiungere un comportamento positivo verso il cibo, verso l'allenamento. Questi sono percorsi lunghi che prevedono step by step, prevedono mesi e mesi di lavoro, e quindi non c'è veramente bisogno di rovinarsi quei 3-4 giorni. Godiamoceli per come sono, per come vengono, facendo ciò che ci fa stare bene, e poi abbiamo tutto il resto dell'anno o gli altri periodi non festivi per recuperare un sano rapporto con cibo e allenamento. Io con questo video vi auguro delle meravigliose feste e ci vediamo nel prossimo video con tante tante nuove avventure.